Mentre siamo in piedi, vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro del Deuteronomio, capitolo 28. Questa mattina, primo culto, abbiamo parlato dell'Iddio di ogni consolazione. Adesso parleremo della benedizione di Dio. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore, tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. E tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te. Se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio, sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame. Benedetti i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. Sarai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire. Il Signore
farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via e per sette vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue imprese. Ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Il Signore ti costituirà suo popolo santo, come ti ha giurato, se osserverai i comandamenti del Signore tuo Dio e se camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, ti moltiplicherà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame, il frutto della tua terra, nel paese che il Signore giurò ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra pioggia al tempo giusto e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Il Signore ti metterà alla testa e non alla coda. Sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbidirai ai comandamenti del Signore tuo Dio che oggi ti do, perché tu li osservi e li metta in pratica. E se non devierai né a destra e né a sinistra da alcune delle cose che oggi vi comando, per andare dietro ad altri dei e per servirli. Amen. Ancora vogliamo leggere nell'Epistola ai Romani, capitolo 2, dal verso 6 al verso 11. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. È Dio che parla al popolo di Israele. È Dio che mette in guardia, e ci soffermiamo adesso su questo primo punto, su questo aspetto importante di questo messaggio. Dio presenta al popolo di Israele un luogo ben definito dove andare a riscuotere, a prendere la sua benedizione. C'è un luogo ben preciso. C'è una condizione ben precisa richiesta affinché la benedizione di Dio possa essere da noi ricevuta, gustata. Ed è questo il luogo dell'ubbidienza. Bisogna essere al centro della volontà di Dio per poter usufruire della benedizione del Signore. È Dio che benedice. Questa parola è molto utilizzata, forse anche un po' inflazionata. La si utilizza spesso, quasi come forma augurale. Ma la benedizione di Dio è una cosa certa se rispondiamo a questo condizionale che Dio presenterà davanti al popolo di Israele, ma abbiamo letto anche nei Romani, ci sono due vie, quella dell'ubbidienza alla verità e poi c'è la via della contesa, quella della disubbidienza a quello che Dio ha ordinato, ha comandato. E se ci troviamo nella via dell'ubbidienza, se ci troviamo in questa posizione, in questo luogo, oh, Dio ha promesso che non mancherà mai dalla nostra vita la sua benedizione. E noi ci crediamo, amen.
Voglio soffermarmi che questa benedizione che procede da Dio è una benedizione spirituale che arriva dall'alto, che Dio stesso comanda e che Dio stesso disegna e definisce per la nostra vita. La benedizione di Dio non è il successo della nostra carne o della nostra carnalità. La benedizione di Dio non si può tradurre nel successo di tutto ciò che sono le nostre aspirazioni, a volte anche lecite, ma comunque arrivano dal nostro cuore, dalla nostra carne. La benedizione di Dio è qualcosa che Dio ha preparato. E noi ci fidiamo del Signore sempre. Amen. E sappiamo che in ogni luogo, in ogni situazione in cui noi ci troviamo, o siamo nella città, o siamo nelle campagne, o siamo in una situazione difficile, la benedizione del Signore non mancherà mai di essere riversata sulle nostre vite. E il Signore è colui che si compiace di benedire la nostra vita. Dicevamo prima, che grande benedizione poter usufruire, anche se questa non è un'espressione, credo, molto delicata, molto nobile, usufruire del nome di Cristo Gesù. Perché è piaciuto a Dio di mandare il suo unigenito figlio a morire sulla croce, perché lui divenisse per noi autore di salvezza eterna. Che grande privilegio! Non è questa forse la più grande benedizione che noi abbiamo ricevuto dal nostro Signore? Chi ha preparato questo corpo per il Figlio? Chi ha disposto il tempo utile affinché questo avvenimento potesse accadere sulla terra? Chi ha dato seguito al suo proposito, al suo progetto? Non è venuto il Cristo dal cielo? La benedizione del Signore arriva dall'alto e ci raggiunge. La benedizione del Signore è meravigliosa e ci porta ad essere veramente trasformati nell'intimo. Dio ha operato una benedizione straordinaria in Cristo Gesù. Quando parliamo di salvezza, quando parliamo di perdono dei peccati, quando diciamo che siamo stati riconciliati a Dio, vuol dire che il Signore ha benedetto e sta benedicendo la nostra vita. Amen. Quindi siamo sotto la benedizione del Signore. Ma fratello, io non ho il posto di lavoro che ho sempre desiderato. Oh fratello, io non ho trovato ancora moglie, marito, secondo i miei criteri. Oh fratello, io non ho questo, non ho quest'altro. Devo raggiungere questo per sentirmi soddisfatto. Io mi trovo in un letto di infermità. E a volte limitiamo la benedizione di Dio e la racchiudiamo in situazioni, circostanze che riguardano la natura terrena della nostra vita. E poche volte abbiamo lo sguardo alla natura spirituale della nostra vita. Dio è intervenuto là dove nessun altro uomo avrebbe potuto mai fare qualcosa. Dio ha tolto il peccato. Dio ci ha liberati. Dio parlerà a questo popolo, ma grandi cose Dio aveva compiuto a questo popolo, per questo popolo. Dio l'aveva liberati dal potere del faraone. Dio lo aveva liberato affinché questo popolo potesse godere di piena libertà. Ma Dio ancora mette in guardia questo popolo, che se vogliono continuare a godere dei benefici della benedizione di Dio, è necessario che continuino ad ubbidire al Signore, ad avere questo cuore propenso all'ubbidienza. La nostra carne, fratelli e sorelle, la nostra vecchia natura, il nostro vecchio uomo, non tende ad ubbidire a quello che il Signore ci comanda di fare. È inevitabile questo, che ci sia uno scontro all'interno del nostro essere,
Ed è sulla base di questo che veniamo attaccati dall'avversario delle anime nostre. Lui fa leva proprio su vecchie passioni, sul vecchio uomo, sulle vecchie abitudini. Terribili discorsi che possiamo leggere nel libro dei Numeri, nel libro dell'Esodo, di questi israeliti appena liberati che iniziavano a dire: beh, stavamo meglio in Egitto. Oh, io non dirò mai una cosa del genere. Ma qui non si sta dicendo di formulare delle frasi o di raccontarle ad altri. Qui si sta mettendo in discussione i sentimenti del cuore. E quante volte anche il credente può essere attratto dalle cose effimere di questa vita. La benedizione di Dio non si può racchiudere solo a volte nel benessere della nostra vita terrena, nelle ricchezze. Dio provvede ogni cosa. Dio che ci elargisce ogni suo bene. Io sono convinto che tutti quanti noi ci impegniamo lì dove il Signore ci ha posto. Sono convinto che ogni operaio svolge la sua attività da buon operaio, da buon lavoratore. Ma stiamo attenti quando confidiamo troppo in noi stessi e pensiamo che il sacrificio del nostro lavoro, del nostro impegno, della nostra dedizione per le cose materiali sia dovuto al nostro grande ed eccellente impegno. Riconosciamo invece che la benedizione di Dio per qualsiasi cosa, in qualsiasi ambito della nostra esistenza, arriva dal Signore, dall'Eterno, colui che ha fatto i cieli e la terra. È il Signore che benedice. Ma la benedizione del Signore è una benedizione ampia. Non vogliamo solo soffermarci solo sull'aspetto materiale di questo termine, anche se include per il popolo di Israele, in modo particolare includerà anche questo. In Romani leggiamo al capitolo 5, verso 19, perché dicevo prima, in questo contrasto tra il nostro vecchio uomo e la nostra natura spirituale, noi possiamo fare riferimento a colui che è il grande maestro, il maestro per eccellenza, per poter imparare l'ubbidienza. E la parola di Dio in Romani 5,19 ci dice che per la disubbidienza di un solo uomo, cioè di Adamo, i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Oh, il grande valore che viene attribuito all'ubbidienza di Cristo Gesù. E la parola di Dio in Ebrei al capitolo 5 sottolinea che Cristo, sulla base delle sue sofferenze, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Il Signore Gesù è il nostro Maestro per quanto riguarda l'ubbidienza alla voce del nostro Signore e l'ubbidienza alla parola di Dio. Se ci troviamo nella sua volontà, se siamo al centro della sua volontà, se ci rendiamo conto che davvero non ci sono impulsi istintivi della carne che hanno modo di sopraffare il lato spirituale della nostra vita, allora ci renderemo conto che la benedizione di Dio è su di noi, che Dio sta operando nei nostri cuori. Ma tutto ciò che viene prodotto al di fuori di questo contesto, quando siamo lontani dall'ubbidienza della parola di Dio, quando si vive una vita ai margini, ai confini di quella che è la volontà del Signore, e quindi ancora ci sono le vecchie passioni, ancora si commettono peccati, ancora si è sopraffatti dai vecchi legami, beh, questa benedizione di Dio, o quella che a volte potremmo vederla come benedizione di Dio, non è altro che una certa illusione.
Non c'è benedizione senza l'ubbidienza alla parola di Cristo. Questo ci porterà a considerare la vita di Cristo, vissuta sì in ubbidienza, ma senza tanti troppi elogi o soddisfazioni carnali. Lui visse la completa solitudine. Lui visse la profonda e amara sofferenza. Lui visse l'arduo combattimento contro il principe di questo mondo. Ma lui è colui che si è sottomesso all'autorità del Padre. Signore, aiutaci a sottomettere la nostra carne affinché possiamo gustare e vivere e conoscere questa vera tua benedizione. Il Signore è ben disposto, è ben propenso ad elargire questa benedizione. E abbiamo letto anche: le benedizioni di Dio verranno su di te e si compiranno per te. Dicevamo prima, la venuta di Cristo Gesù, colui che è venuto in questo mondo e ha compiuto ogni cosa. Egli ha portato a compimento quello che era il desiderio, la volontà di Dio. La volontà di Dio è che per mezzo del suo figliuolo chiunque avrebbe creduto sarebbe stato salvato. E possiamo ascoltare l'ultima frase di Gesù, la leggiamo nei Vangeli. Padre, tutto è compiuto. Egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, colui che inizia un'opera e poi la porta a compimento. La benedizione del Padre è stata riversata sul Figlio. Ogni cosa gli è stata sottoposta al Figlio. Il Padre ha dato pieno potere, autorità al Figlio, affinché tutti potessero riconoscere che Egli è il Signore di tutti. E noi vogliamo ringraziare il Signore per questa sua grande benedizione che noi oggi gustiamo e godiamo. Ma vogliamo essere consapevoli di quanto sia importante il nostro atteggiamento verso colui che vuole benedire l'anima nostra. Vogliamo avere davvero un cuore ben disposto, ma anche propenso ad accettare dal Signore ogni cosa. Benedetto sia il Signore quanto ha dato, dirà Giobbe, ma benedetto sia il Signore anche quando Lui ha tolto, quando Lui toglie. La benedizione del Signore non dipende dalle cose che abbiamo e che non abbiamo, ma dipende dalla nostra condizione spirituale. Dipende se il nostro cuore continua a essere ben disposto a ubbidire alla Sua parola. E io credo fermamente che al di là delle circostanze terrene, al di là dei successi e insuccessi materiali, Dio sta preparando qualcosa di glorioso per ciascuno di noi, per il suo popolo, la sua Chiesa. E eternamente godremo di questi benefici. Vado innanzi a voi, dirà Gesù, a prepararvi un luogo. Non possiamo dire che noi siamo i benedetti del Signore? O dovremmo forse aspettare una risposta da qualche datore di lavoro? O dovremmo aspettare una risposta forse da qualche medico? O forse da qualcuno che pensiamo possa venire incontro a un nostro bisogno? No, no, io godo della benedizione del Signore. Ho potuto sperimentare questo, dirà l'Apostolo Paolo. Sia nell'indigenza ma anche nella ricchezza, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, perché la benedizione del Signore si può definire benedizione solo se ha un risvolto vero, pratico nella nostra vita. La benedizione del Signore ci porta a testimoniare di Dio. L'ubbidienza del popolo di Israele sarebbe servito proprio a questo. Dio ne avrebbe ricevuto la gloria che gli spettava e che questo popolo rendesse testimonianza.
in mezzo a tante nazioni, a tanti popoli che veneravano e onoravano idoli stranieri, idoli vani. Che la benedizione di Dio possa produrre i suoi effetti nel nostro cuore. Una maggiore consacrazione, una maggiore santificazione, un maggiore desiderio di conoscere le Scritture per capire cosa Dio vuole dalla mia vita, anche nei dettagli. A volte capita che qualche fratello, qualcuno mi chiede, in alcune situazioni anche abbastanza complesse, e soffermandosi su qualche dettaglio mi chiede così un consiglio, una parola. E mi rendo conto in queste situazioni come questa sensibilità nel cuore del credente nasce proprio dall'opera, dal movimento dello Spirito Santo, che produce questo straordinario effetto nell'uomo, e cioè quello di voler compiacere Dio in ogni cosa, anche se questa cosa è minima, anche se questa cosa può essere definita trascurabile, ma viene posta al centro dell'attenzione affinché noi in ogni cosa possiamo compiacere Dio. Ora, se tu ti ubbidisci diligentemente, perché questo termine viene affiancato ad ubbidisci? Non poteva Dio dire solo se tu ubbidisci? No, c'è una diligenza nell'ubbidienza. C'è un voler approfondire affinché l'Eterno possa essere compiaciuto dalla nostra vita. L'impegno del credente è proprio questo. Il Signore ci sta benedicendo. Il Signore è fedele, ma vogliamo far sì che questa benedizione possa essere quella che arrivi dall'alto, quella che arrivi dal cielo, quella che Dio ha preparato per noi, non quella che noi desideriamo che Dio faccia per noi. Il Signore è pronto a continuare a benedire il suo popolo, la sua Chiesa. Il Signore è venuto per compiere quello che era il proposito e il desiderio di Dio. E l'Apostolo Paolo in Filippesi 1, verso 6 dirà: io ho questa fiducia che colui che ha iniziato un'opera la porterà a compimento. Il Signore è colui che inizia e non ama lasciare le cose a metà, le vuole completare. Dio era fermamente deciso di benedire questo popolo. Dio era fermamente deciso di dare a questo popolo le terre che erano state promesse. Dio aveva il progetto, il desiderio che questo popolo potesse essere una vera testimonianza per tutto il pianeta, per tutto il mondo di allora. Non vuole Dio la stessa cosa per quanto riguarda la sua Chiesa, la sua sposa? Non siamo stati lasciati sulla terra affinché noi predichiamo Cristo e rendiamo testimonianza a questo mondo di tenebre? Non siamo definiti luce di questo mondo affinché noi possiamo brillare in un mondo di tenebre? Il sale della terra affinché possiamo dare sapore alle cose. Abbiamo un compito, abbiamo un mandato da poter ottemperare. Ma è necessario essere al centro della volontà di Dio affinché ogni cosa possiamo fare sotto la sua benedizione. Io credo che non sia faticoso servire il Signore. Io credo che non sia faticoso pregare il Signore. Guai se pensassimo che la preghiera debba tradursi religiosamente come una sorta di penitenza per compiacere Dio. Qualcuno viene da queste vecchie cose. Fai questo, fai quest'altro, di questo numero di frasi, eccetera, eccetera.
La preghiera è una benedizione che noi abbiamo ricevuto. Ci rivolgiamo al Signore come al nostro Padre Celeste. E tutte le cose che noi chiediamo, che sono nella Sua volontà, saranno concesse. E quando siamo sotto la volontà di Dio, quando ubbidiamo alla Sua parola, quando c'è questa dedizione, questa diligenza nel fare questo, ci sarà un pieno accordo tra quella che è la volontà di Dio e quella che è la nostra volontà. Ci accorgeremo che la nostra mente è la mente di Cristo, perché lo Spirito Santo opera nei nostri cuori. Che straordinaria benedizione! Il Signore vuole elargire le nostre anime. Concludo con questo verso in Proverbi, capitolo 10, verso 22. Quello che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla. Quello che fa ricchi è la benedizione del Signore. Arriverà un momento in cui il profeta Ageo presenterà il contesto del popolo di Giuda, è un contesto in cui loro si affannavano nel arricchirsi, nel lavorare i campi, nello sperare di ottenere un buon raccolto, si affannavano nell'accumulare i loro danari, i loro quattrini, i loro soldi in delle borse, in un contenitore. Ma dirà il profeta: voi state mettendo le cose che avete, i vostri danari, in borse bucate, tanto affanno che non serve a nulla. Ciò che conta è la benedizione del Signore. La preghiera non è un tempo inutile. La preghiera non è mai tempo perso. La preghiera è fondamentale per poterci ritrovare nel luogo della benedizione del Signore. Quanto è difficile poter comunicare ad una persona la grazia di Dio, la salvezza. Vorremmo quasi quasi, a volte, soprattutto quando parliamo con i nostri familiari, con qualche conoscente, fargli vedere quello che è nel nostro cuore. Noi non siamo chiamati a convincere le persone, siamo chiamati a rendere testimonianza, questo sì però, e a pregare. E la parola di Dio ci dice che molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. La preghiera ha una grande efficacia nella vita del credente. È ciò che non riusciremo a fare dal punto di vista naturale delle cose, e cioè a convincere le persone, a salvarle. Ci accorgeremo che Dio compirà tutto il lavoro per noi. Mentre noi preghiamo il Signore lavora, il Signore convince, il Signore si muove col suo Santo Spirito. La Chiesa elevava a Dio fervide preghiere perché Pietro era incarcerato e il giorno dopo sarebbe stato condannato, giustiziato. O meglio usare quest'altra parola, ingiustiziato, sarebbe stato comunque ucciso. Ma quelle fervide preghiere arrivarono al Signore e Pietro, senza l'ausilio, l'aiuto diretto di quei fedeli, ricevette il suo aiuto. Un angelo da parte del Signore entrò da lui nella stanza del carcere, lo liberò. Possiamo impegnarci in tante attività, possiamo avere un cuore ben disposto, possiamo farlo allegramente, ma ricordiamoci che ciò che fa produrre del vero e buon frutto è la benedizione del Signore. E io non voglio trovarmi lontano da quel luogo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al nome tuo, Signore.
vogliamo servire il Signore. Io credo che tutti quanti lo desideriamo. E allora dobbiamo accedere a queste benedizioni. Vogliamo che Dio si usi di noi. Vogliamo che Dio possa compiere opere straordinarie nella mia vita, nella mia casa, nella mia comunità. Beh, allora ritorniamo a questo luogo, il luogo dell'ubbidienza alla parola di Cristo, il luogo nell'essere al centro della volontà di Dio. Questo condizionale è d'obbligo, ma se viene soddisfatto, il Signore non smetterà mai di benedire le nostre vite. Egli è il remuneratore di tutti coloro che credono. E questa mattina vogliamo essere credenti e non increduli. Vogliamo essere figli ubbidienti piuttosto che contestatori, che ribelli. Signore, aiutami a credere nella Tua parola, perché allora potrò sperimentare la Tua vera benedizione. Alleluia. Gloria al Tuo nome, Signore.